Dunque, ragazzuoli, avete sentito le parole del nostro fratellone Rudy Zlatan nelle vesti di giornalista, come al solito, ad aprire questa nuova stagione, la seconda stagione con il nostro Leicester. Dunque 2017-2018, ci saranno i mondiali alla fine di quest'anno, non sappiamo ancora cosa succederà, nel senso che io aspetto sempre una fatidica chiamata dell'Italia, che magari ci cascano. Però noi comunque abbiamo dimostrato tanto col nostro Leicester nella prima stagione, che non era per niente facile, ma ne abbiamo parlato spesso. La società, ho letto, era soddisfattissima della stagione che abbiamo giocato, insomma, e ho visto subito la Community Shield, ma lo sapevamo già, sarà contro il Tottenham. Tottenham campione d'Inghilterra, noi anche per certi versi, nel senso abbiamo vinto l'FA Cup contro il Manchester City. Quindi la formazione, io ripartirei da questa difesa 3 con il Rombo e Alexandro, che come vedete è infortunato al momento, ma comunque dovrebbe tornare all'interno di questo precampionato, e quindi dovremo avercelo dal prossimo inizio di stagione, quindi dall'inizio della stagione con partite ufficiali. Oh, ce l'ho fatta, oggi sono dislessico, ve lo dico subito. Quindi io prima che in entrata mi muoverei in uscita, perché Sloop io non so se tenerlo o meno, nel senso che nella finale della passata stagione ci ha chiesto un ritocco di stipendio, io non l'ho accontentato per il semplice fatto che la concentrazione mia e di tutti voi era a giocare le ultime partite della stagione più che a pensare ai ritocchi di stipendi di Sloop, che però non l'ha presa bene neanche la società, che ha deciso di metterlo sul mercato, a meno che noi poi non decideremo di rinnovargli il contratto. A questo punto pensiamoci, perché voi mi avete consigliato un bel Declan John, già preso lo scorso anno con la Roma e poi fu decisivo. È chiaro che Alexandro al momento è infortunato, è anche il giocatore più forte che abbiamo in rosa. Declan John, se arriva, non viene a fare il titolare, e questa è una certezza, ma è anche vero che comunque non è un fenomeno, almeno di partenza. Poi con la Roma è cresciuto molto, da qui riparte con, insomma, il, se non sbaglio, quasi 70 di overall comunque, quindi dovrebbe crescere anche lui, sarebbe una scommessa. A questo punto pensiamoci, Sloop ha 24 anni, e quindi andiamo a vedere più che altro il costo di Sloop. Sloop però qui vale 2 milioni, vale 2 milioni, e quindi sicuramente non è una cessione che ci porterà tanta tanta cassa. Quindi io a questo punto deciderei di provare comunque a tanto rimuoverlo dalla lista trasferimenti e poi andare a offrire un nuovo contratto come ci aveva chiesto lui. If I was a question. E quindi lui vorrebbe un altro anno e noi glielo concediamo, 40.000 euro di stipendi a settimana, un piccolo bonus, ruolo squadra ragazzi, però era giocatore sporadico prima squadra, prima, a questo punto io metterei il giocatore per il turnover, che mi sembra la cosa più realistica da fare. E poi comunque non penso che sia proprio tristissimo per questo nuovo contratto, che comunque lo accontenta. Rugani qui è in prestito breve, ciò vuol dire che tornerà alla Juventus tra quanto? A gennaio prossimo, teoricamente. A questo punto io Rugani lo voglio riscattare. Pensiamoci, perché noi di budget abbiamo 56 milioni, potremo interrompere il prestito pagando una piccola penale che però è ininfluente, per poi provarlo a riscattare e a quel punto comprarlo a titolo definitivo offrendo più o meno una ventina di milioni, che è quello che vale Rugani secondo me. E quindi proviamoci subito, termina prestito e a questo punto contatta Juventus per acquistare il giocatore offrendo subito sui 15 milioni e poi magari trattiamo un po'. Ora passiamo a Vardy. Voi già vi state a cagare sotto perché direte adesso vende Vardy. No, assolutamente. Una cosa che però voglio assolutamente precisare è: impedisci altre offerte per Jamie Vardy. Da un attaccante all'altro passiamo a Islam Slimani, 29 anni, 83 di overall, 23 milioni di euro. Il discorso qui si fa un po' più complesso. Perché? Perché Slimani ha dato in questa stagione, ha fatto molto bene. Però comunque anche lui comincia ad essere molto avanzato con l'età. E soprattutto, la cosa che mi fa riflettere, intanto salutiamo Snoopy dietro, che come al solito deve sempre comparire nei video. Vero Snoopy? Cazzo. Comunque, stavo dicendo, la cosa che più mi fa riflettere sul futuro di Slimani è che io sto pensando a un altro attaccante di nome Mbaye Niang. Un attaccante che a me fa impazzire e che voglio prendere più o meno da marzo. Nel senso, a marzo mi è venuta l'idea giocando per conto mio a FIFA ed è un tipo di attaccante che a noi farebbe molto comodo. Anche se, devo dirvi la verità, inizialmente lo pensavo come un terzo attaccante e quindi Vardy e Slimani comunque potevano restare. A questo punto però vediamo.
E arriviamo dunque a Martin Odegaard. Odegaard io lo manderei a giocare in prestito fino a gennaio, quindi prestito breve. Prima di chiudere questa prima parte di mercato, nel senso cioè il primo giorno di trattative, vorrei aprire una piccola parentesi su un giocatore della nostra squadra. L'algerino Riyad Mahrez costa praticamente 50 milioni e non è insostituibile. Quello che vi voglio dire è che non è insostituibile, questa è la cosa bella. Non è un giocatore che andrò a mettere sul mercato perché non ci serve, ma non è neanche quel tipo di giocatore che se ci arrivano 50 milioni di offerta dal Real Madrid vado a dire di no. Anche perché potrei dar spazio a Villalba che sta crescendo tantissimo e potrei comunque puntare un altro tipo di giocatore, dato che in quella posizione Mahrez ha fatto bene, ha fatto il suo dovere in questa stagione, ma non ha fatto il fenomeno. Quindi questa è anche un'altra piccola differenza per questa stagione, ovviamente intendo quella appena passata, ci mancherebbe. Quindi io per il momento lo lascio così, anche perché ho paura che andando a metterlo sul mercato poi ci arriveranno anche offerte minori o comunque non arriveranno neanche offerte, il rischio è sempre questo, no? E quindi aspettiamo che ci arrivi un'offerta di spontanea volontà di un club europeo importante e poi vediamo. Informazioni importanti sul mercato, Rugani è scaduto, gli ho anche rifatto l'offerta, quindi va benissimo. A questo punto avanziamo col calendario perché se non sbaglio non ci hanno ancora detto se parteciperemo a qualche torneo. Non mi è proprio arrivata la richiesta, quindi può essere anche che non faremo il torneo precampionato. Ah, eccolo, proprio in questo momento. Comunque vai agli inviti e a questo punto American Challenge Cup, Coppa Inviti, Trofeo dei Campioni. Allora, prendiamo di più in questo qui, American Challenge Cup. Tra l'altro affronteremo sulla carta anche la Juventus, e quindi una squadra con cui stiamo trattando per un difensore centrale abbastanza importante. E a questo punto siamo già impegnati contro l'Orlando City tra 4 giorni. Poi abbiamo il Bayer Leverkusen e il Columbus Crew all'interno del nostro girone. Andiamo subito a vedere un po'. Allora, giocatori che entrano al prestito, ovviamente sono tutti quelli che purtroppo rientrano al prestito, tacci loro, e poi ovviamente non hanno un futuro all'interno di questa squadra, no? Quindi cioè completamente inutili. Accetta la Juventus la nostra offerta di 15 milioni per Rugani, questo è molto importante. Lui penso che non abbia problemi nel trasferirsi qui all'Leicester, considerando i 6 mesi d'oro che ha fatto qui. Giocatore chiave, perché ragazzi, ve lo dico, Rugani ha ufficialmente rubato il posto a Hut. Per quanto riguarda le gerarchie dei tre lì dietro, e accetta anche Chiloup, quindi questo è molto molto importante perché allora l'ideale è quello di non perdere giocatori per questa stagione che verrà rispetto alla passata, e quindi abbiamo trovato un equilibrio e non dobbiamo andare a cedere, anche se poi per Mahrez ve l'ho detto il discorso è diverso, è un tipo di giocatore che merita a mio parere anche palcoscenici più importanti, palcoscenici che il Leicester almeno per questa stagione non potrà concedergli, considerando che per esempio non giochiamo neanche la Champions. Però è ovvio che poi fa comodo anche a noi poter puntare su un giocatore diverso. Siamo comunque arrivati al giorno del match contro l'Orlando City. E allora rapidissimamente andiamo a gustarci gli highlights di questa prima uscita in questa American Challenge Cup. Mendy. Da Tielemans. C'è largo Silva, il canavataria lo ha visto, Drinkwater. Bella palla verticale per Silva che si appoggia a Vardy. Gemi al limite, prova a calciare a giro! Sul fondo di un nulla, il primo squillo di Gemi. Drinkwater. Del triangolo con Sidwell da Vardy, vuole andare Gemi, poi con il tacco sta arrivando Tielemans che cerca un compagno, eccolo il pallone per Mahrez in area con il destro. Riyad Mahrez, proprio lui, sblocca la partita al 38esimo. Se ne sono dette tante sul suo futuro, lui risponde col gol, col piede debole tra l'altro, 1-0 per il Leicester. E la palla in out, ancora rimessa Leicester. Sidwell riesce a resistere, Silwell tiene bene di fisico. Poi Tielemans lo cerca ancora. Silwell da lì col sinistro largo, ma comunque giochicchia questo esterno alto dell'Leicester. Zuma, Mahrez da Tielemans. E allora Drinkwater vuole andare con Vardy che è partito, lanciato in porta da Drinkwater come al solito. Vardy punta la porta e calcia! Non poteva non segnare Vardy nella prima partita ufficiale della nuova stagione. Per modo di dire, perché ovviamente si tratta di un precampionato e quindi ufficiale fino a un certo punto. Ma comunque il marchio c'è sempre. In contropiede, fa 2-0. Pallone viene allontanato e finisce qui. Leicester 2, Orlando City 0. Buona la prima, come si dice in gergo, per il Leicester di Marconi 2.0. Tra l'altro allenatori che sono uguali, fantastico. Allenatori che erano fotocopie, due sosia. Ma comunque ha vinto il Leicester meritando, perché comunque avete visto anche dagli highlights.
Che vi devo dire? Vi devo dire molte cose. Vi devo dire che è chiaro che bisogna pensare al mercato, ma poi il campo, come spesso succede, smentisce tutto. Nel senso che Marez non è un caso che la prima partita venga decisa proprio da Marez e Vardy, in particolare dal primo, perché ha fatto tantissimo. Però comunque non cambia il mio pensiero. Se arriva un'offerta degna del nome di Marez, Marez può partire. E vi devo dire un'altra, intanto offerta per James, che ovviamente andiamo ad accettare, offerta di acquisto per il nostro centrocampista centrale, che a 25 anni è un 71, sicuramente non rientra nel progetto. Vi devo dire che ho riflettuto sul discorso, intanto il Brighton sicuramente giocherà la prossima, perché sennò poi ci rimane male. Volevo dirvi che per quanto riguarda Slimani, penso di aver preso un altro tipo di decisione, nel senso che Slimani è comunque un giocatore che può esserci utile e soprattutto una grande squadra deve sempre avere dei rincalzi. Quindi noi, ok, vogliamo prendere Niang, però non per forza, ovviamente perché il budget ci consente di fare in questo modo, altrimenti la decisione sarebbe stata un'altra, però io proverei a prendere Niang secco, senza una contropartita di Slimani. Per il momento, ho riflettuto durante la partita perché comunque Slimani è arrivato quest'anno, cioè è arrivato l'anno scorso, e quindi un solo anno all'Leicester, condizionato anche da un infortunio nel fine di stagione, mi sembra un po' pochino, considerando quello che poi ha dato nell'arco della stagione. Può esserci utile, quindi perché cederlo? Comunque abbiamo tre competizioni, anzi quattro, in Inghilterra già sono tantissime, c'è la Capital One Cup, la Premier League e l'FA Cup, sono nazionali. In più abbiamo l'Europa League, che è anche più faticosa della Champions per molti versi, è più lunga sicuramente. E quindi più giocatori hai in rosa, meglio è. Questo è il ragionamento che voglio fare. Comunque, adesso facciamoci gli allenamenti. Questa dunque è la prima sessione di allenamenti della Leicester 2.0 di Marconi. Quindi Slimani con i tiri dalla distanza, Villalba con Superall'uomo, Capucca idem, Tielemans idem. E ovviamente il torello per Kurt Zouma. Stavo pensando anche a Morgan. Nel senso, stavo pensando a Morgan perché? Perché comincia a avere una certa età. Contro l'Orlando City non ne ha strusciata una, figuratevi, durante l'anno. Quindi ovviamente Morgan non si cede assolutamente perché è il capitano. Il capitano non può essere ceduto. Però non deve neanche giocarle tutte. Questo anche è vero. Considerando che abbiamo Rugani, Ut e Zuma, se potrebbe anche fare una cosa del genere dal punto di vista dei tre lì dietro. Comunque, dato che io vorrei salutarvi, nel senso che abbiamo un po' fatto il punto della situazione e ovviamente siamo arrivati al momento in cui io devo chiedere pareri a voi, i ruoli che vorrei maggiormente rinforzare sono il centrocampo, perché a centrocampo secondo me ci manca ancora qualcosina, in particolare dal punto di vista offensivo del centrocampo. Tielemans, guardatelo lì, non è un trequartista, lui non nasce come trequartista, nasce come centrocampista centrale, di conseguenza è adattato. E allora perché non puntare a un trequartista vero e proprio? Lasciatemi un nome qui sotto. Poi il discorso Marez, io comunque ci penserei già un esterno alto di destra. Non mi dite Bale, regà, vi prego, perché sennò veramente. Comunque, io comincerei a pensarci, dato che un'offerta per Marez è parecchio probabile in questo mercato estivo. E davanti, ovviamente, abbiamo detto puntiamo Niang e poi vediamo. Un giocatore che mi avete già consigliato per il centrocampo è Kanté, un ritorno di Kanté che sta molto di favola. Vediamo, perché è normale che sì, prendi Kanté e chi levi? Anche quello è un bel discorso. Comunque ci pensiamo, comunque lo vediamo. Qui sotto, ragazzi, mi raccomando, voi consigliatemi giocatori con i criteri che ovviamente vi ho detto. Non mettetevi a consigliare giocatori che non c'entrano niente con i criteri, che se no mi mandate nel pallone e non ci capisco niente. Il nuovo episodio che uscirà domenica. Perché domenica? Perché domani uscirà un video divertentissimo a parer mio assieme a Sespo. Quindi vedetevelo perché appunto merita. Poi venerdì dovrebbe uscirne un altro di video, mi sono impazzito, raga, un video al giorno, non lo so, però vorrei farlo uscire, quindi vediamo un po' se ci riesco e poi appunto domenica uscirà il secondo episodio della seconda stagione, quindi di conseguenza l'episodio numero 24. Signori, lasciate un like se questo vi è piaciuto e ovviamente se non lo siete già iscrivetevi al canale, passate qui sotto per tutti i link e social, io vi rimando al prossimo video, un bacione e bella, raga.